Massimiliano Gallo, uno dei principali protagonisti di questa nuova pellicola di Stefano Incerti, La parrucchiera. Ogni sua opera diventa sempre più bravo, dal cinema al teatro, alla televisione, di nuovo al cinema con questa nuova avventura. Hai rubato anche da una mia amica il complimento, Massimo è un friscone in questo film. È un bellissimo complimento. Ti sarai divertito tantissimo in questo nuovo film. Sì, assolutamente. Poi c'era questa idea, questa sfida di Luciano Sella, il produttore, insieme a Stefano Incerti, il regista, di farmi diventare pure figo, quindi di fare un ruolo diverso da quelli che avevo fatto fino adesso, e è una sfida che ho accettato e abbiamo interpretato questo tatuatore, però non nel solito modo, ho cercato di farlo a modo mio, quindi in maniera completamente diversa da quella che si immagina. Infatti la caratteristica di questo film è che tutti i personaggi hanno una grossa personalità, anche quelli più deboli sembrano simoro, hanno una grande personalità, e anche il tuo è un personaggio molto interessante, un buono, sta vicino alla parrucchiera e al figlio. E come hai deciso di interpretarlo? Ci sarà molto di tuo personale in questo personaggio? Ma io chiaramente metto sempre del mio in tutti i personaggi, cerco di scavare nell'animo dei personaggi che affronto, per cui l'ho immaginato un personaggio positivo con un animo sensibile, un animo con un forte senso estetico, che aveva questo senso di protezione verso Rosa e verso il bambino di Rosa, quindi l'ho immaginato come sarei stato io tatuatore in quella situazione, mi sarei comportato così. È un personaggio positivo, perché poi tra l'altro i personaggi maschili nella parrucchiera non ne escono bene, tranne il mio, gli altri sono abbastanza squallidi, diciamo tra virgolette. In questo film esci quasi come un sex symbol ormai. Vediamo, mo so vecchio per fare un sex symbol.